La titanica impresa di rianimare finanche la Cavese, Cenerentola del campionato, virtualmente spacciata soprattutto reduce da 10 sconfitte consecutive. Non solo, allo stadio Lamberti i campani avevano incassato 12 KO, insomma non ci sono giustificazioni. La squadra di Maiuri va al di là dei tanti limiti certificati dalla classifica, ci mette cuore, orgoglio e si impone di misura. L'11 di casa non ruba nulla, decide il match il difensore Matino sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal pescarese Marco Pompetti, il migliore del primo tempo. 4-3-3 davanti il tridente senesi Bubas Gatto. Teramo privo dello squalificato Tentardini e dell'infortunato Birligea. Paci cambia modulo e si affida al 3-5-2. Trasciani centrale di sinistra della difesa completata da Piacentini e Diachité. Lasic a destra e Kappa, novità sostanziale sul versante opposto, a dire il vero non una grande idea. Vitturini parte dalla panchina al pari di Costa Ferreira. A centrocampo Mungo con Rigoni e Santoro davanti il tandem Bombaggi-Pinzauti. Subito una bella giocata di Santoro, filtrante in area per Mungo che non ci arriva. La Cavese risponde con Bubas servito in profondità da Gatto, Lewandowski sventa. Versante opposto, spunto e cross di Kappa, Bombaggi stacca di testa ma non trova la porta. L'equilibrio si spezza al minuto 23, corner di Pompetti, groviglio di uomini, tutto solo Matino sblocca il punteggio. 1-0 Cavese, reazione immediata, Bombaggi dal limite, Kucic la tiene lì, quindi corner di Arrigoni, Trasciani cerca la deviazione, pallone sul fondo, finale di tempo, fallo ingenuo di Kappa e punizione di fatto regalata ai padroni di casa. Pompetti calcia da posizione defilata, il palo è un alleato di Lewandowski, comunque sulla traiettoria. Ripresa, subito due cambi, Kerematenghe e Vitturini per Pinzauti e Trasciani. Paci torna al 4-2-3-1 con Kappa e Mungo esterni. Al quinto l'unico intervento degno di questo nome del portiere Kucic che salva su Mungo. Dall'altra parte, ventesimo, invito di Matera, volé di Bubas che spaventa Lewandowski. Fuori uno spento Bombaggi, dentro Costa Ferreira, insidioso al 22esimo con questo tracciante. Quando può la Cavese riparte, Senesi in prestito dalla Venezia mette il turbo, palla in mezzo, provvidenziale in chiusura di Diachité che al 32esimo gira di testa al lato. Vince la Cavese, 7 le sconfitte subite da Rigoni e compagni lontano dal Bonolis, 3 delle quali contro Vibonese quartultima, Bisceglie penultima e appunto la Cavese, fanalino di coda del girone C. In sintesi, Teramo deludente, soprattutto senza idee.